Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao. Sono un po' emozionata perché questo sarà il mio primo mukbang, non l'hanno capito neanche gli americani come si pronuncia, quindi insomma nemmeno io sono tanto sicura. Comunque sono gli eating show, ovvero ci farete compagnia mentre ceniamo. È strana questa tipologia di video, ma mi sono ritrovata sempre di più a guardarla anch'io su YouTube mentre mangio soprattutto, e quando vi ho menzionato che mi piacerebbe filmare un video così mi avete detto tutti sì, fallo, quindi noi adesso proveremo. Io ho chiesto a Tomas, che mi ha preso per la pazza schizzata, per una pazza, ho detto, perché non ci filmiamo mentre mangiamo? Ho detto solo, a me piace mangiare, per cui... non c'è problema, dici? quindi sì, allora, questa tipica serata in casa nostra, dovete sapere. Sì, sì, non è molto tipico quello che mangeremo, perché io mangio un tipo di mangiare, sì, invece lei, di cibo, invece lei ha tutta un'altra cosa. Sì, ma non è tipico che io ordino qualcosa e tu invece ti cucini? Questo è molto tipico, infatti, sì. E quindi io mi sono ordinata la pizza, che mi rendo conto, allora io una volta ho fatto vedere questa pizza, ok? Ho fatto vedere questa pizza in una stories, mi sono beccata gli insulti di mezza Napoli praticamente, che mi ha detto questa non è una vera pizza, che cavolo di pizza vi mangiate al nord, ragazzi lo so che non è la pizza napoletana, io vorrei poter andare a Napoli ogni giorno della mia vita a mangiare la vostra pizza che è la più buona del mondo, si sa, purtroppo però non posso, e quindi mi accontento di questa. Io lo so che la pizza con l'uovo è vista malissimo, però a me piace un sacco ed è così praticamente, poi io cospargo l'uovo ovunque e mi piace un sacco. Ma se una cosa, posso chiedere una cosa? Sì. Ma a Napoli loro non usano l'uovo? E io non lo sapevo, però tutti mi hanno detto che schifo, la pizza con l'uovo, non si può vedere, ma che schifezza è, ma voi al nord siete fuori di testa? Veramente? E io lì ho scoperto che a Napoli non si mangia la pizza con l'uovo. Per noi è una cosa normale, c'è una pizza che si chiama Cocò, ok, Cocò, no, Cocò, con l'accento sulla O, gatto Denver, non tirarmi giù la videocamera, ti prego. E con una C, e con una O, con l'accento sulla O, e praticamente, Denver basta! Ok, e questa pizza è fatta, cioè è una margherita con prosciutto cotto e uovo. Io vi dico solo una cosa. All'occhio che poi lo cospargio. L'uovo con il prosciutto sta bene, è buono. A me piace, cioè io adoro l'uovo sulla pizza e gatto Denver, smettila! Gatto Denver! Comunque questo video, visto gli americani, che io seguo molto i video mukbang di Trisha Paytas, la videocamera sta tremando perché Denver sta cercando di buttarla giù, e Denver basta! E lei non fa tagli praticamente nei video, io ovviamente non mi frega niente di quello che gli dico, e lei non fa tagli nei video, quindi cercherò anch'io di non fare troppi tagli in questo video, perché così si fa, evidentemente. Ovviamente dovete sapere che quando noi mangiamo, quasi sempre siamo sul divano, perché la sera da pranzo questo tavolo è enorme ed è un po' strano, non lo so, poi quasi sempre guardiamo la TV, e quando iniziamo a mangiare i gatti arrivano tutti qua, ovviamente, quindi quando c'è cibo loro arrivano. Noi però, allora la mia ve l'ho fatta vedere, la pizza Cocò con uovo e prosciutto cotto, e adesso Tomas vi fa vedere che creazione meravigliosa sta per mangiare lui. Notare che ho cucinato io la sua pietanza. Ha cucinato lei, però io ho dato tutte le regole, le istruzioni, cioè per me tu stavi là in piedi a dirmi fai questo, fai quello, io lavoravo, allora, e io sgobbavo, allora, e ti sembra giusto? Vergogna, allora, maschilista. Una buonissima frittata con il prosciutto cotto dentro e con fresco, con il prosciutto cotto fresco e con ci ho messo sottilette e poi è metallo. No, ho messo quell'altro, ti ho detto come te vuoi metterlo, ho messo quello tipo latteria, quello un po' più dolce. Aspetta che la faccio vedere. Sì, bravo, questo fosse montaggio. E volevo farla vedere bene. Ta-dan! Notare, non metterà a fuoco la mia videocamera, sono troppo lontano per poter cliccare. Vi dico, praticamente la grandezza di questa frittata, vedete, come di una pizza. Sì, effettivamente sì, devo dire che più o meno ci siamo, E poi Tomas ha anche qui l'insalata. E anche questa l'ho fatta io, no? Giusto per puntualizzare. Sti uomini. E un patatone, un bellissimo patatone, e ho preso, abbiamo fatto la, come si chiama? Valeriana. Valeriana,
con mozzarella e pomodorini, ciliegino e con un po' di olio d'oliva di casa, che è olio d'oliva che fa la zia di Tomas ed è super 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 buono. Poi abbiamo un po' di pane e io, secondo voi cosa posso bere io? Cioè, ta-da! La Coca Zero, compra Coca Zero, non è sponsorizzato, Coca Zero sponsorizzami, Coca-Cola, non sto scherzando. Comunque, assolutamente, io bevo acqua naturale tutto il giorno, ok? Bevo sempre 2 litri d'acqua, perché poi tutti io mi invece dite, bevo, bevi acqua, io invece bevo sempre acqua. Io invece però bevo, quando ceno, Coca-Cola. Io invece bevo acqua naturale sempre. Sempre, ogni giorno. Anzi, non acqua naturale, acqua di spina. Ma non si dice di spina! Ma Tomas parla sempre tristino, è incredibile! Si dice di rubinetto! Ok, di rubinetto. No, penso che abbiamo capito tutti comunque. Beh, io direi a questo punto buon appetito. Ah, non volevi mangiare tu? Volevi far finta? Sì? Dovete sapere, noi, allora, questi video funzionano così, che praticamente mentre ci filmiamo dobbiamo chiacchierare, ok? Forse. Dovete sapere che per Tomas non sarà facile filmare il mukbang, perché lui mangia come una bestia, cioè induce come... e non mangia fino a che... e non parla fino a che mangia, quindi sforzati. Intanto fammi sapere com'è sta frittata, che sono curiosa. Sarà un po' freddata perché abbiamo parlato. Buona, buona. Buona? Mm-hmm. Sono contenta. Buonissima. Vediamo com'è la mia pizza, che anche questa si sarà freddata, ma vabbè. Io di solito la taglio la pizza, ma oggi magari un po' la... Oggi qua. Aspetta che pulisco sta roba prima che vada caduta. Ma oggi prevedo che un po' la mangerò con le mani, vedremo. Non mi faccio problemi di solito, è che non voglio mai sporcarmi le mani quando mangio la pizza. E per questo di solito la taglio a pezzettini. Voi come la mangiate la pizza? E soprattutto, perché non possiamo abitare a Napoli e mangiarci la pizza napoletana di Sorbillo ogni sera? Che me la sogno di notte ancora. Com'è sta frittata? Posso assaggiarla? Ma non meglio di non sono già tutta sta pizza da mangiare. Io avrei aggiunto solo una cosa a questa frittata. Ecco, già la critica. Mamma mia, una non cosa, ti cucinerò mai più in vita. Una cosa manca. Che cosa? Formaggio. Come? Cioè, sottilette, mozzarella e montasio? Sì. Come manca solo? Dici grana? No, manca un po' di mozzarella. Senti, la mozzarella ce l'hai nell'insalata là. Un po' freddata, ma è molto molto buona. Vuoi assaggiare? No, mi ispirava prima un sacco, ma questa pizza è enorme, quindi non sono cazzo riuscire a finirla. Comunque io volevo pure la pizza, mi devi fregare, ma guardate questo. Senti, uno ha scritto nei commenti, perché l'altro giorno mi volevi fregare tutta la mozzarella e la cortina. Una ragazza ha scritto nei commenti, ecco come si tiene in forma Nicole, perché tu faccio le roba il cibo. Comunque volevo puntualizzare anche che la pizza è con impasto al kamut, che non ho bene idea di che cosa sia, però praticamente è più digeribile, un po' più leggera, e quindi anche se costa un attimino di più, la prendo spesso con questo tipo di impasto, anche perché sinceramente non noto la differenza, quindi è molto molto buono uguale. Molto buona. Ordino sempre dalla stessa pizzeria ultimamente. Anche non ho mai voglia di cucinare. Anche perché non so cucinare. Ma quindi mi ordino la roba e poi alla fine finisco per cucinare per Tomas. Sembra giusto? Sembra giusto? Come si? Brutto padrone! Ho detto Denver prima, gli ho sgridato e scappato via. Molto buona, mi piace praticamente pucciare così, prendo un pezzo di crosta e poi puccio così l'uovo, capito? Io ho questo mio modo di mangiare la pizza. Ah, perciò non volessi fregarmi della roba della pizza? No. Ecco che torna dato a Denver la risposta. Sai che quando ero piccola, no, più dritto, se no ti problema. Quando ero più piccola andavo a mangiare la pizza e ovviamente non riuscivo a finirla. Allora facevo una cosa che probabilmente disturbava tutti quelli attorno a me, però ero piccolina
e tipo mangiavo un pezzetto, poi facevo un giro di tutti i tavoli, camminavo in giro per il ristorante, poi tornavo, mangiavo un altro pezzetto, poi facevo un altro giro, tornavo, mangiavo un altro pezzetto. E sai quanto mi piaceva sta cosa, me la ricordo ancora. Mi divertivo proprio, era bello. Ciao Gatto Denver! Vieni qua Gatto Denver, così ti fai vedere. Gatto Denver! C'è un gattino tutto bianco? Ah, non lo vedete, sta appena fuori dall'inquadratura. C'è un gattino tutto bianco? Vieni! Vieni Gatto Denver! Vieni Gatto Denver! Eccolo qua, Gatto Denver, un gattino tutto bianco! Un poco poco arancione, ma riuscite a vedere solo un orecchio, tipo. Ciao. Stai con il sedere per aria così? Che bravo. Che bravo. Dovete sapere peraltro che ho dovuto litigare con Tomas perché voleva vedere un altro film di chi? Di chi? Di Sly. Che per i non amici sarebbe. Perché io non lo sapevo, mai, mi ha insegnato questa roba. Sylvester Stallone. Il mio preferito. Io voglio capire come cavolo sia possibile che ogni sera c'è un film di Stallone o di Clint Eastwood o di Bud Spencer. Perché, cioè, questi sono i miei migliori attori. Come legge della probabilità. Anzi, tra di loro manca solo uno. Oddio, già lo so. Chuck Norris. Il peggio dei peggio, il peggio dei peggio. In California gli hanno detto che non lo vogliono, che per questo non abita a Hollywood. Chi ha detto questo? Non so, non mi ricordo, qualcuno ce l'ha detto, un taxista, uno di Uber. Perché lui sta in Texas. Comunque, alla fine, sono riuscita a convincere Tomas, c'era anche un bel film con Jim Carrey in TV in realtà, ma alla fine sono riuscita a convincere Tomas per guardarci il film di Clint Eastwood, che comunque è preferito suo, non mio, ma vabbè, almeno sembra carino. Invece sinceramente quello di Stallone, io gli ho detto Tomas, cosa ti ho detto? Comunque vi dico subito il film, si chiama Potere Assoluto, Clint Eastwood. Promette bene. Ma cosa ti ho detto di Stallone? Cosa fa nei suoi film? Le ha detto uni. Armi e fisico. Sì, più o meno. Ho detto Stallone nei suoi film o spara o picchia o cos'era? Spara, picchia, combatte, una roba del... spara, picchia, boh, una roba del genere. Ma adesso è fisico anche, vabbè, ma per fare un esempio, Rocky picchia, Rambo spara e picchia, poi cosa hai detto tu? Lo specialista? Spara. Poi di com'era quello di Invisibles, no? Di che c'era anche quell'altro lì, l'amico suo, come si chiama? Schwarzenegger. Come si chiama quel film? Cioè 1, 2, 3 Miserabili, no? Invincibles. Ah, quelli lì, non mi ricordo. Unbreakable. No, lì pure sparano e si picchiano. Zero fantasia, sostanzialmente. Zero fantasia. Non dobbiamo sempre guardare il film che vuole Tomas. No, questo non è vero. No. Ho fatto un film tuo l'altro giorno. 6 mesi fa. No. E poi non mi porti mai al cinema. Mi sono detto. Voglio sempre andare al cinema. Cosa dici? E poi non ci andiamo mai. Non sono andati al cinema, ero. Non siamo andati al cinema, siamo andati a guardare online i film che c'erano disponibili. Però non ci piaceva più o meno niente, non siamo andati. Non ci andiamo da 6 mesi al cinema, secondo me. Anzi, da quando eravamo fidanzati praticamente. Però immagino che appena esce il nuovo film di Stallone, Creed 2, saremo in prima fila. O no? Sì, perché anche tu vuoi. Io voglio. Ti stai sentendo male? Hai la febbre? Poverino. No, quando... Poverino, ha l'influenza. Cosa, Creed secondo, cioè 2 è il top. È il top. Quello è il top dei film, ragazzi. Cioè,
Steven Spielberg, scansate. Cioè, veramente. James Cameron, nasconditi. Ah, che quello che ha fatto Beverly Hills. James Cameron, è quello che ha fatto Titanic. Steven Spielberg ha fatto i filmoni più grandi, non so, E.T., cosa ha fatto Steven Spielberg. Insomma, di tutto, ma sono niente, sono zero in confronto al grande, mitico, inimitabile, intramontabile Sylvester Stallone. No, no, io non ho detto queste cose qua. Ho solo detto che... Ha detto che per me, per i miei gusti, i suoi film sono il top. Il top. Ma no. Meglio di Titanic. No, non ho detto neanche questo. Scusatemi, non ho detto neanche questo. Ho detto che a me piacciono molto. Non è che sono il top. Nel senso, sono film migliori. Anzi, tanti film migliori. Ah, però, ecco. Però tutti i film sono migliori. No, però a me piace molto. Questo lo accettiamo. D'altronde a me piace Sex and the City. E manco quello è proprio un film di spessore, devo dire, quindi. È finita tutta la puntata, deve essere buona. Decente. Coca zero. Rigorosamente con cannuccia. Se mi seguite da un po' sapete che io il tè, non le tisane, ma solo i tè che contengono teina e la Coca-Cola e il tè alla pesca. Poi limone, ma non mi piace l'altro limone, quindi dico sempre tè, lo chiamo sempre alla pesca. Li bevo sempre con la cannuccia perché contengono caffeina o teina e quindi mi macchiano i denti. Visto che il dentista mi ha sgridata che mi faccio troppi sbiancamenti, ma io continuerò a farli, spero non vedere i miei video. E li bevo sempre con la cannuccia in modo da non macchiare. Ma scusa se ti chiedo adesso, perché devo sapere queste cose. Ma cosa ti fanno? Ma stai nell'inquadratura però. Cosa ti fanno di male gli sbiancamenti? Io non so. Ma no, niente, se lo fai una volta ogni tot, tipo una o due volte all'anno. Ok, però se li fai una volta al mese. Se li fai troppo spesso, una volta al mese, vai, no, li faccio una volta al mese. Vero? Qualche volta sì. Praticamente ti rovina lo smalto. I denti, a lungo andare. Non ce l'ho già rovinato. Sì, perché te lo gratti troppo quando ti lavi i denti. Dovreste vedere lo spazzolino di Tomas. Completamente rovinato dopo due usi. Questo pezzo lo mangio con le mani. Sei passato l'insalata? Sì, però... Fai vedere. Bisogna far vedere. Sto cercando di fare bene questi video mukbang, non so se ci sta riuscendo. Ok, penso che basti. Anche se non mette niente a fuoco questa videocamera, dovrei cliccare, ma... Speriamo vada bene. Non potevo fare qualche video, qualche mucca. No. Ma che? Ma che battuta, eh? Non è una battuta, è così. Il mio padadone. Fa ridere. Il mio padadone. Che strano, non hai gli orecchini. E in settimana no. Vuoi? No. Qualche è raro che io offro il cibo. Potevi almeno essere grato. Non te lo offrirò mai più. Io non voglio mai dividere il mio cibo. Cioè tipo vedo amici nostri che quando siamo fuori prendono tipo un dolce in due. Tipo si dividono, tipo vale Max. Si sono spostati i piatti, lui ha provato gli gnocchi, lei ha provato i knudels, i cosi. Io invece non voglio mai dividere il mio cibo. Sono tipo là, non toccatemi il mio piatto. Tu dividi invece? Non mi ricordo. Non mi ricordo. No, ma in generale dico, non ti dispiace farmi assaggiare la roba? No, se vuoi assaggiare, però so assaggiare. Stai attento, posso sempre chiedere il divorzio. Dopo sei mesi? No, dopo... Settembre? No, 8 mesi. 8 mesi, il 26 sarà 8 mesi. Il 26 sarà, sì. Incredibile. Mi è passato un sacco di tempo. Cioè, un sacco di tempo, 8 mesi sono volati. Noi vediamo cosa sarà. Vediamo quando passerà un anno. Brenda. Vorrei andare da qualche parte per il nostro anniversario. Stiamo organizzando, ma non mi anticipo ancora niente. Io andrei solo a Maldive. Sì, ma guarda. Denver sta leccando il piatto vuoto. No. Alle Maldive non possiamo andare ad agosto perché piove sempre.
cioè, possiamo andare, so che non conviene, perché su 2 settimane che stai là, metà del tempo se non di più piove. Vabbè, quando siamo stati alle Maldive, Tommaso ha fatto amicizia. Dove stai andando? Non puoi andare via nei mukbang. Non puoi andare via nei mukbang, devi stare qua. Ritorno. Va via, se ne va, mi abbandona così. Beh, ve la racconto a voi, visto che lui non è ne freddo. Dove stai andando? Mi fa gestarci. Oh! Beh, e Tommaso aveva fatto amicizia. Che inizia il film adesso, Vabbè, in pizza. Ma c'è il mukbang! E nel villaggio lì Tommaso aveva fatto amicizia con questo ragazzo, questo cameriere, e così chiacchieravamo e lui ci ha detto sì, perché in estate, gli abbiamo chiesto ma com'è il tempo in estate, no? E fa beh, piove sempre, è un po' una rottura perché piove davvero tanto, e faccio e fa e sì, e poi fa anche tanto freddo. E gli faccio davvero? Ma freddo quanto? E lui serissimo, forse ve l'avevo raccontata sta cosa, non sono sicuro. E lui serissimo fa, si arriva anche a 25-26 gradi, una roba del genere, noi là a ridere, cioè ma come fa freddo si arriva a 25-26 gradi, noi in inverno fa meno 5. Comunque io sono arrivata a metà pizza e non penso proprio che la finirò, finirò ancora questo pezzetto e poi la lascio. I gatti stanno facendo la lotta sul tappeto e sta succedendo un abbaladam. E basta, sostanzialmente questo è quanto per questo video, perché sta iniziando il film con Clint Eastwood e se non metto via la luce e non accendiamo la televisione Tommaso mi uccide. Ma no dai, non era neanche tanto credibile sinceramente questo no. Vabbè, non basta dai. I vostri Sandra e Raimondo preferiti. Una buona serata, buongiorno, qualsiasi ora sarà quando vedete questo video. Probabilmente lo manderò alle 17:30. E basta. Ci vediamo alla prossima con un mukbang magari più lungo. Ciao, ma c'è questo.